Si è svolto a Palazzo Cesaroni il GA Day, una simulazione del Parlamento Europeo dei Giovani, iniziativa organizzata dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. L'evento è stato programmato in occasione della Festa dell'Europa, che celebra la pace e l'unità dell'Unione, e ha visto la partecipazione di 67 studenti delegati, selezionati tra 226 attivi su PEO School, la piattaforma digitale di discussione, che si sono confrontati su argomenti all'ordine del giorno dell'agenda europea. Gli studenti, suddivisi in 6 commissioni tematiche, hanno lavorato ad altrettante proposte di risoluzione, poi discusse e votate nel corso della seduta. I temi sui quali si è sviluppato il confronto dei giovani europarlamentari in erba hanno riguardato libertà d'espressione in un mercato unico digitale, l'Europa dei giovani, un'unione economica sostenibile, un Mediterraneo coeso, diritto alla vita e all'autodeterminazione, l'Europa 27 riunita in una sola voce. È un progetto che senza dubbio è vincente, perché ogni anno ai laboratori si iscrivono più studenti e quest'anno poi la collaborazione grazie a PEO School, e questo grazie va alla Regione non solo per aver messo a disposizione questa piattaforma sulla quale studenti di tante scuole dell'Umbria hanno potuto dibattere a distanza, per l'appunto creando una delegazione che poi è diventata la commissione, sono diventate le commissioni di oggi in aula, ma anche appunto per averci ospitato, no, la Regione. Quindi questa sinergia tra la Regione, la scuola, il Parlamento Europeo dei Giovani ha reso possibile tutto questo. Questa esperienza della simulazione del Parlamento Europeo dei Giovani è molto stimolante per noi giovani, perché ci permette di avvicinarci alle tematiche che succedono nell'Europa e nel mondo attualmente, e di solito non abbiamo appunto queste opportunità, e tramite il PEG noi riusciamo anche a sviluppare una coscienza europea. Credo che la nostra generazione ormai guardi all'Europa con un occhio di speranza, pieno di sogni, di speranze, perché l'Europa possa diventare sempre di più una federazione, una realtà unica e unitaria, perché possa avere la giusta importanza e l'importanza che merita a livello mondiale. E l'esperienza che queste simulazioni del Parlamento Europeo ci lasciano è quella di una vera esperienza politica, una vera esperienza comunitaria, reale, basata sui fatti sui dati reali che andiamo ad analizzare. Sicuramente da questa esperienza usciamo molto più uniti, sia come gruppo scolastico, sia come anche idee. Abbiamo infatti lavorato molto sulle idee per un futuro migliore, per un futuro più unito, per l'Europa soprattutto. Abbiamo puntato al nostro futuro, al futuro dell'Europa, al futuro dei giovani che verranno dopo di noi. È molto interessante come questi ragazzi si stiano mettendo in gioco e con una lingua che non è la loro, ed è bellissimo soprattutto vivere questa esperienza, questa volta come chairperson invece che come delegato, e vedere i ragazzi di secondo liceo, terzo liceo così predisposti a una lingua che non è la loro e a trattare tematiche così importanti ci rende sicuramente pieni di gioia. La sessione plenaria è stata aperta dai saluti istituzionali. Il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, Marco Vinicio Guasticchi, ha sottolineato come quella dell'Unione Europea sia una realtà che deve far sentire orgoglioso chi ne fa parte. Ecco, sentirsi protagonisti di un processo di formazione di leggi, penso che porti il ragazzo che ne viene a contatto con questa realtà ad una valutazione dell'importanza della democrazia, dell'importanza delle istituzioni che molte volte vengono scambiate con l'attività politica partitica, con tutti gli elementi negativi che essa rappresenta, e quindi è una sorta di approfondimento culturale, istituzionale, che ci fa capire che la democrazia non è un elemento astratto e l'amministrazione delle istituzioni è un compito estremamente complesso e che poche persone purtroppo sono in grado di fare. E mentre l'europarlamentare Laura Agea ha ricordato che l'Europa ha bisogno di energie giovani e fresche, il vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo, ha rimarcato come le difficoltà nella costruzione del progetto europeo si possono superare attraverso l'ambizione e la volontà di mettere insieme le energie positive. Fa estremamente piacere vedere tutto questo entusiasmo e questa volontà di capire il funzionamento di istituzioni che spesso non sono molto intellegibili al grande pubblico. Invece ho visto tanta attenzione
passione, tanta volontà di capirne di più e soprattutto di essere protagonisti. L'Unione Europea oggi vive un momento difficile, un momento di crisi, e se ne possiamo uscire da questa crisi solamente se c'è l'ambizione e la volontà di rilanciare il progetto sui temi che veramente rappresentano la priorità dei cittadini, dall'economia circolare, la transizione energetica, la lotta alle diseguaglianze, alla povertà, mettere di nuovo al centro un cuore sociale nel corpo dell'Unione. E con l'entusiasmo di questi ragazzi finalmente la voce di tanti cittadini europei forse può trovare un nuovo slancio e trovare orecchie più attente anche all'interno delle istituzioni europee. Oltre al liceo Maiorana di Orvieto, che da vari anni sperimenta il GADEI in collaborazione con l'associazione PEG, Parlamento Europeo dei Giovani, ed è capofila del progetto, hanno partecipato al GADEI 2018 il liceo Pieralli e l'ITT Volta di Perugia, il liceo Angeloni, il liceo Tacito e l'ITT di Terni, l'IIS Battaglia di Norcia e il liceo di Acquapendente.